Ho già portato io a nome del sindaco Antonio Capone, che vi ringrazia per essere qui convenuti a discutere di problemi molto utili e seri per la collettività. Adesso comincia il vento, ma è meglio il vento che il caldo. Quindi io chiamerei per inaugurare questo tavolo il presidente della conferenza dei sindaci, Fortunato Della Monica, ad intervenire per un saluto e poi a tutti i sindaci presenti e prima di passare nel vivo del nostro tavolo di lavoro. Grazie. Eccoci qua. Buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio tutti i miei colleghi, vedo, non voglio dimenticare nessuno, la collega Di Scala, Tramonti, Ravello, Amalfi, Minori, Atrani, rappresentante di Vietri, e spero non mi sono dimenticato nessuno. Voglio ringraziare il sottosegretario, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo da pochi minuti, anche se il MASAF è una mia seconda casa, tutte le settimane sto lì, però avevo l'onore di conoscere l'altro collega che si occupa di pesca e naturalmente quindi mi vedrai spesso, diciamo, dalle due parti. Saluto Chiara, Angelo, il mio amico Antonio Capone, che è il padrone di casa, che ci raggiungerà a breve, sì, detto. Sì, sì. Chiara e l'assessore regionale Nicola Caputo. Perché siamo qua e come siamo qua? Questa cosa è nata quando mi è arrivata, mi è pervenuta una nota da Coldiretti su questo maledetto fungo che sta colpendo i limoni. Caro onorevole, i limoni della costiera amalfitana è un pezzo di storia e se noi non prendiamo purtroppo misure importanti ed efficaci rischiamo che nell'arco di pochi anni perdiamo un pezzo di storia importante di questo bellissimo territorio. E quando mi arriva ogni cosa subito la condivido con i miei amici, i colleghi sindaci della costiera amalfitana, di cui subito mi hanno dato l'ok per immediatamente poi mi sono attivato e ho attivato la Regione Campania con una nota e con onestà, dopo pochi minuti che ho inviato la nota, già l'assessore sempre presente Nicola Caputo convocò immediatamente un tavolo tecnico dove ci sono state varie riunioni da un punto di vista tecnico, poi ci dirà lui, diciamo, le cose, coinvolgendo sia la parte scientifica, non solo quella istituzionale. Poi, naturalmente, ho cercato con gli onorevoli locali di far passare un ordine del giorno e con onestà passare un ordine del giorno bipartisan da parte delle forze politiche nazionali. Io ho chiesto, prima parlando in via informale con l'onorevole Luigi Teramo, con il sottosegretario, di dare veramente una mano importante, al di là dell'ordine del giorno, un segnale forte, importante per questa tematica. È una tematica seria, naturalmente in sintonia con la Regione Campania, perché mi insegni che il sottosegretario da solo non si va da nessuna parte, pensi che ognuno non si svingolerà, diciamo, a prendere le dovute responsabilità e a intervenire e a dare una mano per salvare veramente un pezzo di storia importante della Divina Costiera. Io mi fermo qua, non rubo altro tempo perché vedi che sono tante le persone che devono intervenire e veramente ringrazio di cuore a tutti. Noi ci siamo sempre, noi amministratori, per qualunque tematica l'abbiamo dimostrato nel passato, nel presente e nel futuro, qualunque tematica ci viene posta all'attenzione, cerchiamo di sempre portarla all'attenzione di tutti e di affrontare e magari risolvere anche il problema. Grazie a tutti. Grazie sindaco. Chiedo adesso al sindaco di Minori, andiamo per ordine, vuoi dare un saluto? Facciamo un saluto veloce, è giusto per far sì che tutti possano dire la loro, così facciamo. Veramente brevissimo. Grazie per l'invito, grazie per aver raccolto subito l'appello del nostro presidente della conferenza dei sindaci, sia al governo che alla Regione Campania, che a tutti coloro che in queste ore hanno fatto qualcosa per questo incidente di percorso che è il Malsicco.
è una delle problematiche. Io volevo solo sottolineare una cosa: per noi il limone è il sole della Costa d'Amalfi, per noi il limone rappresenta tutto, perché è paesaggio ed è frutto, è costiera amalfitana perché c'è la montiera amalfitana. Quindi noi dobbiamo preservare le macere, dobbiamo preservare questo paesaggio che è unico al mondo, e per questo abbiamo bisogno di coesione. Parlo ad un sottosegretario che è molto legato ai territori, proviene da un partito che nasce dalla base, nasce praticamente dalle municipalità, e quindi è importante cooperare ed è importante sburocratizzare. Vi faccio un solo esempio e vi lascio. Ci sono tanti agricoltori qui presenti, abbiamo avuto una problematica per i cinghiali, che stanno distruggendo macere e appezzamenti di terreno, e quasi vengono a valle, e per poter instradare una condizione ci siamo persi nella burocrazia, tra parco, assessorato e quant'altro. È importante cercare, non ti abbiamo proprio coinvolto. No, dico, cioè, qual è questa burocrazia? L'ufficio praticamente si è messo tra il parco e quant'altro. Intanto le gabbie non ci sono ancora, i cinghiali continuano a distruggere l'operazione. È importante, vi ho fatto un piccolo esempio, ma ce ne potrebbero essere 100.000. Io vorrei che questo convegno sia un convegno costruttivo, dove si dicono cose serie che poi si fanno. Scusatemi, ma sono al 16° anno di amministrazione, le cose le dico in faccia, l'assessore Caputo ci è molto vicino, e quindi io vi ho detto una piccola problematica, ma ce ne sono a migliaia che si perdono nella condizione che non si dipinge alle volte una legge su un territorio. Qua siamo in Costa d'Amalfi, la sicurezza e altre materie vanno trattate fotografando il territorio, perché se no noi parliamo di astrattismo e la politica deve essere concreta. Questo vuole essere il mio messaggio. Buonasera. Grazie.